Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Ramayam Dadati Svaparantikam Vandeham Shri Guru Shiyuta Parakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Saharana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sahagana Lalita Shri Shakam Vitamsha E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavanishwari Rishabhanu Shute Devi Pranamani Hari Priye Panchakalpatrubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Vaita Gadada Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama conferenze in inglese perché abbiamo un po' di ospiti, non capisco in italiano, poi farò in italiano. No, chissà perché. Anche se sto dicendo. Questa è una delle, forse la festa più gioiosa, più bella di tutta l'anno. This is the most wonderful festival of This is the most joyous, happy festival of all the year. As I mentioned the other day, it's the only festival where we don't fast. Come ho menzionato l'altro giorno, giovedì, che era il vero giorno della collina Govardhana, che è l'unico festival in cui non si digiuna. All other festivals and observances, Tirubhas, Mahotsav, they're all fasting. E tutte le altre feste invece, varie apparizioni, si deve sempre digiunare o fino al tramonto, fino a mezzanotte. Since I don't know about you, but I don't like to fast. Non so riguardo come la pensate voi, ma a me non piace fare digiuni. I remember I was studying other. Other dry philosophies before I found out about Krishna consciousness. Prima di conoscere la coscienza di Krishna, io praticavo altre filosofie aride. And the first time I was invited to a place like this, Hare Krishna Temple. E la prima volta che sono stato invitato in un posto così, appunto in un tempio Hare Krishna, I was already vegetarian. Ero già vegetariano. I was eating very simple, very little. E mangiavo in modo molto semplice e anche piccole quantità. When I tasted Krishna prasadam, offered to Krishna halava, sweet rice, then this is for me. Quando ho assaggiato per la prima volta il prasada di Krishna, che c'era appunto l'alava e il riso dolce and many other wonderful preparations, e tante altre buonissime preparazioni con il samosa, mi sta rivelando il menù di oggi. So this festival, as I said, is very joyful, full of Krishna prasadam. E come ho già detto, questo festival di oggi è molto gioioso e ci sarà una montagna di cibo spirituale, prasada. So I want to tell you this pastime, Krishna. E così vorrei raccontarvi questo passatempo di
Very important, has many, many teachings, many meanings, many things to take to heart. Ci sono, in questa storia ci sono molti significati, molte storie da teachings to learn. Insegnamenti da imparare nel cuore. I see there's many different levels of persons here who know more or less about Krishna. E vedo che ci sono vari tipi di persone qui oggi che sanno chi più e chi meno riguardo Krishna. Krishna is Bhagavan, Supreme Personality of Godhead. E Bhagavan, la suprema personalità di Dio. But just like when a CEO or head of a big company, he also goes home sometimes. E così come anche il grande proprietario del un industriale, una persona, amministratore del ragazzo. Anche più grande di quello, beh, il presidente, diciamo, anche lui. A big multinational company. Sì, diciamo che i grandi delle multinazionali. President of a country. Oppure il presidente di una nazione. Everyone looks at them with reverence, fear. E tutti lo guardano con reverenza e timore. But when they go home. Ma quando tornano a casa. They play with their son or daughter. Giocano con i loro figli e nipoti, ma figli. Sometimes their children they jump on his back. A volte i bambini appunto giocano con il papà e gli salgono sulla schiena. So. Fanno il cavallino. The highest spiritual dimension is called Goloka Vrindavan. La più alta dimensione spirituale è chiamata Goloka Vrindavana. That's when God goes home. E quando appunto Dio torna a casa. And he's with his family. E sta con la sua famiglia. His friends. Con i suoi amici. His loved ones. Con i suoi amati. And even sometimes they play with him because there's a special potency called Yoga Maya. E a volte giocano anche con lui perché c'è una energia che si chiama Yoga Maya. That makes them forget. Che questa energia fa dimenticare. Dimentica che lui è Dio. Fa dimenticare ai pastorelli, insomma, ai suoi amici che lui è Dio. They don't look at him with fear or reverence. E così loro non lo guardano con timore e reverenza. So he can enjoy intimate, loving relations with them. Così che Dio Krishna può giocare con loro con una relazione più intima da amici. It's not very pleasurable to be always surrounded with people who are afraid of you. Non è molto piacevole sempre essere circondati da persone che hanno timore di te. That when you walk in the room, che quando tu arrivi o ti offrono i loro omaggi oppure si nascondono, vanno nell'altra stanza per non incontrarti perché c'è questo timore comunque. It's not a very pleasurable feeling for the person. Non è piacevole per la persona vedere sempre che tutti lo temono. But when you enter the room and the first your child or your wife or friend or mother they run to you and embrace you. Ma quando appunto torna a casa e i loro bambini, i loro amici, oppure la moglie, così ti vengono incontro e ti abbracciano. It's much more pleasurable. È molto più gratificante, più piacevole una relazione spontanea. So this pastime of Krishna, we see here Krishna lifting, well, I'll explain the whole story. But we see all of his closest friends and lovers, they're all able to spend 7 days, 24/7 with him. E vedete in questa foto, appunto, che rappresenta la storia della collina Govardhana.
viene sollevata da Krishna, e sotto ci sono tutti i suoi amici, i pastori, pastorelle, le gopi, i genitori, le mucche, ci sono tutti. Generally when we experience some great danger, great fearful situation in our, and we're with a group of friends, a group of people, we become much closer. Generalmente when we go through a traumatic experience together, generally become much more intimate and close. Generalmente quando siamo in una situazione magari di pericolo e siamo con un gruppo di amici e affrontiamo questa situazione insieme, diventiamo molto più uniti con questi amici. The relations become much more close. La relazione diventa sempre più intima. Everyone knows anyone. I haven't been, but anyone who's been in the military, who's fought in a battle, their comrades, they become friends for life. Io non ho mai fatto il militare, però non sono stato in guerra, però quelli che appunto hanno vissuto questa esperienza insieme nel servizio militare oppure addirittura in guerra saranno amici per la vita. So now I'll begin telling the story. Adesso comincerò a dire la storia. So you understand the context. Così voi potete capire meglio il contesto. We're in Goloka in Vrindavan. Adesso siamo a Vrindavana, Gokula. Krishna appeared 5,000 years ago and he brought Vrindavan with him. Quando Krishna apparve 5,000 anni fa e portò con sé Vrindavana. It's like a replica of the same Vrindavan but present on this planet. La replica, la stessa Vrindavana però messa su questo pianeta, residente. When Krishna told his associates, especially Srimati Radharani, now I will be going down to planet Earth to give quando Krishna disse nel mondo spirituale a Srimati Radharani, adesso andrò nel pianeta Terra a rivelare i miei lila, i miei passatempi. And Radharani answered. E Radharani rispose. But if there's no Govardhan there. Ma non c'è la collina Govardhana lì. There's no Yamuna. Non c'è il fiume Yamuna. Then I'm not going. Allora io non vengo. So he said, no, don't worry, it's already taken care of. They're all there. Krishna disse, non preoccuparti, è già tutto lì. Allora lei disse, ok, allora vengo. So Govardhan is an intimate part of this hill, an intimate part of Krishna's path. Many pastimes take place actually. E Govardhana fa parte degli intimi passatempi di Krishna. In realtà Krishna svolse diversi passatempi con la collina Govardhana. We are observing, it was actually 2 days ago, but we're observing it today. In effetti questo festival era giovedì, 2 giorni fa, però noi lo giovedì abbiamo fatto una piccola festa intima e oggi l'abbiamo riproposto per coinvolgere anche so noi. So it's famous that Krishna's lifting Govardhan Hill. È famoso che Krishna appunto Krishna colui che ha sollevato la collina Govardhana. But there are many pastimes actually connected with Govardhan. E ci sono appunto tanti passatempi collegati con la collina Govardhana. So we're especially observing this pastime of lifting Govardhan. Ma oggi si festeggia quando Krishna sollevò la collina Govardhana. There's two parts to this pastime. Ci sono due parti in questo passatempo. Before and after. Prima puntata, seconda. Prima e dopo. Prima e dopo. Krishna does something particular in the beginning, and then after there's a reaction. Allora Krishna fa qualcosa all'inizio e poi dopo c'è la reazione. Dopo la seconda parte è la reazione. La reazione. So Krishna had just been with his friends. Krishna era con i suoi amici, era appena stato con i suoi amici. And he his friends had asked him for some food. They were hungry. E i suoi amici chiesero del cibo perché avevano fame. And Krishna said, "You go to these brahmanas." For performing a sacrifice, and beg them for some food.
e andate da questi brahmana che stanno compiendo dei sacrifici e chiedete loro del cibo. But they were offering sacrifices to devas or demigods. E loro stavano offrendo questi sacrifici non a Dio ma ai deva, agli dei. In order to have some material benedictions. Per ottenere delle benedizioni materiali. So when these cowherd boys came and asked them. Così quando i pastorelli andarono e chiesero loro del cibo. These are just cowherd boys. Erano dei pastorelli. And they asked in the name of Krishna, and still they were losing Krishna. E lo chiesero questo cibo, questa offerta in nome di Krishna. Ma? And they just said, no, hai detto no, andatevi via. You're performing big important rituals. Noi stiamo svolgendo dei rituali molto grandi e importanti. Actually, they didn't even speak to me. They didn't even answer. They pretended like they didn't. Se non gli risposero neanche, proprio li ignorarono. And then, as we know, Krishna, they came back and then they sent them back. So now you ask the wives, sent them back. Poi i pastorelli un po' frustrati tornarono indietro e Krishna disse loro no, andate dalle mogli di Brahmana. And their wives, because they were actually great devotees of Krishna. Perché in realtà le mogli di Brahmana erano delle grandi devote di Krishna. Much more elevated than their husbands. Ed erano molto più elevate dei loro mariti. As soon as they heard the name Krishna, they immediately started gathering all the food they had and ran towards Krishna. Come sentirono pronunciare il nome di Krishna, cominciarono subito a mettere insieme del cibo e corsero verso Krishna. So as soon as this pastime finished, then and all the whole ritual was still going on because Krishna told the wives to go back to their husbands and finish the ritual. When this pastime was finishing, quando questo passatempo stava per terminare, they were continuing their sacrifice. E i brahmana continuavano il loro sacrificio. And Krishna and his friends, they went back to where her home was. E Krishna e i pastorelli tornarono a casa loro. And they saw their father, Nanda Maharaj. E videro il padre di Krishna, Nanda Maharaj. He was also arranging a big sacrifice. Che anche lui stava organizzando un grande sacrificio per Indra. We're not so familiar in the Western countries, sacrifice. Sì, noi non abbiamo familiarità con questa parola, appunto. Usually we think, I sacrifice so much for my family. A volte la usiamo per dire, ho sacrificato così tanto per la mia famiglia. So we have that idea, but sacred is a different meaning, sacrifice, sacred. Sì, perché la parola sacrificio viene da sacro e ha un significato diverso. It's recognizing the sacred nature of universe and how everything is coming as a blessing from God. Conoscere la sacra natura dell'universo come tutto ci viene come misericordia. And to offer gratitude and thanks to higher powers that are giving us, providing us. E offrire gratitudine e ringraziare il potere, il potente potere che ci è. So this is quite common. Ci dona questo. Questo è comune. In more elevated cultures. Normal. Nelle culture più elevate questa è una cosa normale. So always conscious that I'm not the controller, we're dependent on higher powers. Che così uno è sempre cosciente che non sono il controllore ma dipendo dal potere superiore. All agricultures know if it doesn't rain. Come l'agricoltura, se non piove non cresce nulla. But in Vedic culture they knew where the rain came, who sent the rain. Ma nella cultura vedica sanno chi è che manda la pioggia. Actually, everything is being provided by Krishna, the Supreme Personality of God. Tutto viene provveduto da Krishna, che è la Suprema Personalità di Dio. But he has many representatives. Ma egli ha molti rappresentanti. Who organize and manage the universe. Che organizzano e controllano l'universo. Gestiscono. One of these personalities is named Indra. E una di queste personalità si chiama Indra. He's there in the Greek stories and Roman gods. They're all there. I don't know what his
his name is Zeus, Zeus, probably. Dio della pioggia. E nella he's not just in charge of rain, he's in charge of the heavens. Sì, che anche nella cultura greca, quella romana, c'erano sempre questi dei, no? Che era caricato per la pioggia. E Indra era, diciamo, il re it's not that the weather, the moving of the planets, the sun, it's all just going on by chance. Non è che il clima e tutti i movimenti dei pianeti si muovono così a caso. We think like that. The scientists are trying to tell us that yes, it's just by chance. Noi pensiamo così, ma in realtà ci piacerebbe che fosse così. No, le scienziati ci dicono che sì, succede solo, tutto succede a caso. Gli scienziati ci vogliono far credere che tutto avviene per caso. But the money they take from the taxes and it goes to pay them doesn't happen by chance. Ma i soldi che prendono dalle tasse e appunto che li pagano non è che succede a caso, cioè un'organizzazione. Every town and village and city, they're not organized by chance. Ogni villaggio, ogni città, ogni nazione non è organizzata così a caso, ma c'è un'organizzazione al di sopra. There's people, intelligent people behind everything that are organizing. Sono delle persone intelligenti che organizzano tutto. So, what to speak of the whole universe? E che dire dell'intero universo? To explain, there's actually 33 million devas that have all different responsibilities in organizing and running the universe. E ci sono 33 milioni di deva che stanno che stanno organizzando e gestendo l'universo. It's not going on by chance. Niente succede per caso. Just like the city is not going on by chance. Come questa città, per esempio, non è che sta che viene così spontaneo, c'è qualcuno che la sta organizzando. So Krishna wanted to teach a lesson to everyone. E Krishna vuole insegnare una lezione a tutti. Because what happened? That he came home and he saw his father was preparing a sacrifice to worship Indra. E cosa è successo? Che lui torna a casa e vede suo padre che sta organizzando un sacrificio, non so come dire, esattamente, per adorare Indra, Un worship of Indra. Un rituale per to offer thanks, as he told Krishna, that we've been doing this for generations, we have to offer thanks to Indra, because otherwise without we wouldn't have rain. E noi lo stiamo facendo da generazione in generazione, rispose Nanda Maharaj al piccolo Krishna. E dobbiamo ringraziare Indra per darci la pioggia, perché lui ci dà la pioggia. That's correct, actually. I mean, if somebody is giving you, providing you something, it's normal to say thanks, to offer. Questo è corretto, perché è naturale, se qualcuno ti offre qualcosa, ti dà qualcosa, tu gli sei grato e gli dici grazie. The problem is that we forget that where does Indra get his power from? Ma il problema è che uno si dimentica da dove Indra prende il suo potere. Is actually all of these demigods, without the permission of the supreme god, they can't give any benediction, they can't do anything or give anything. In realtà questi deva, senza le benedizioni e il potere che gli dà il supremo, non potrebbero fare nulla. And that sometimes happens that they forget that. E a volte anche i deva si dimenticano di questo. You can imagine if you were king of heaven, that means you're probably one of the most powerful people in the universe, much more powerful than anybody living on this planet. Immaginate se voi foste il king of the universe, il re dell'universo, con grande potere. E immaginate come uno può appunto diventare orgoglioso. He might become orgoglioso. He might become proud. Probably può diventare orgoglioso. If you just become capo dipartimento, head of a little department, you become proud. Se tu diventi anche solo il capo di un dipartimento, di una ditta, già diventi orgoglioso. Place with 20 people and then you become proud. Magari sei così responsabile di 20 persone, devi gestire queste 20 persone, già ti senti qualcuno, no? Già l'orgoglio ti prende. So when Krishna spoke to his father, he said, there's no need to worship Indra.
Non c'è bisogno di, Krishna disse, non c'è bisogno di adorare Indra. It rains anyway. It rains on the ocean. It rains on the rocks. Well, why do we have to worship him? It rains anyway. Ma piove comunque, piove nell'oceano, piove sulla roccia. Perché dobbiamo adorare Indra se comunque la pioggia arriva lo stesso e cade ovunque? And Krishna gave some funny arguments because they were actually atheistic arguments. E Krishna dà degli argomenti un po' buffi perché appunto erano argomenti di una persona atea, filosofia di atei, eh? He had a plan. Ah, lui aveva un piano. So he said, actually, we're dependent on the brahmanas. In realtà noi dipendiamo dai brahmana. We're the spiritual leaders of our society. I leader spirituali della nostra società. The cows. Delle mucche. They're all cowherd men. They're all cowherds. Ah, sì, perché erano tutti pastori comunque. We depend on the cows, the brahmanas, and Govardhan. Noi dipendiamo dalle mucche, dai brahmana e dalla collina Govardhana. Because the Govardhan hill gives the grass for our cows, the perché water from the lakes, from the rivers coming down. Perché la collina Govardhana dà l'erba alle nostre mucche, ci sono i laghi che dissetano, che ci dissetano e dissetano. And so Krishna's father, I hope all of you are fine, because if you don't know the pastime, maybe it's good. I'll try to explain it. Comunque potete approfondirlo leggendo il libro di Krishna, che stasera oggi è molto di buon auspicio acquistare perché non c'era già il libro di Krishna. E we'll give a special talk on the in che capitolo è comunque la storia? I remember the number, it's around 24-25. Capitolo and it's called Worshipping Govardhana. L'adorazione della collina Govardhana, così se volete capire in profondità. No, I'll tell you all the details of the story. Comunque vi racconterò la storia, però il libro potete prenderlo lo stesso. And so Nanda Maharaj said, okay, we'll make another, we have, because he had everything already ready, it was a big arrangement already made for the sacrifice. Perché Nanda Maharaj comunque aveva già organizzato, aveva tutti gli articoli, gli oggetti per fare questo rituale. He said, okay, but we'll make another little sacrifice for Govardhana to make you happy. Because they always their only thought is always how to make Krishna happy. So we'll make another ritual. Ah, va bene, dai, allora faremo un altro a fianco a questo, a fianco a quello di Indra, faremo un altro, organizzeremo un altro rituale piccolo per adorare la collina Govardhana, così and sei Krishna contento. Perché in realtà Nanda Maharaj voleva sempre far contento Krishna. Because at first he didn't want to do that. He said, "We're already started this." Perché all'inizio lui non voleva farlo. Dice, guarda, abbiamo già cominciato con questo. Krishna insisted, and so. Krishna insistito e Nanda Maharaj si è sciolto. Va bene. But he said, "We'll do both." Ma faremo tutti e due. Faremo entrambi. But Krishna had a different plan. Ma Krishna aveva un piano diverso. He said, "No. There's no time." E Krishna dice, no, non c'è tempo per fare tutti e due. We already have all these arrangements. We'll use this for our worship of Govardhana and the Brahmanas and the cows. Hai già organizzato tutto, quindi useremo questo sacrificio che era destinato a Indra per la collina Govardhana. And finally, Nanda Maharaj relented. E alla fine Nanda Maharaj si arrese al volere di Krishna. And then they said, so what should we do? E poi, how shall we prepare? Nanda Maharaj chiese a Krishna, allora cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo organizzarci? And he said, all the other paraphernalia, that's fine. E fa tutti questi articoli che hai preparato va benissimo. But you should cook big and everything. You should cook so ma dobbiamo cucinare ogni preparazione, fare una quantità enorme. It's called anakut. E questo si chiama in sanscrito anakut. We can't even imagine because we don't have any experience here in the Western countries. Non potete neanche immaginare perché qui in Occidente non. Practically all the villages around Govardhan, even up even today. E tutti i villaggi, immaginate che tutti i villaggi intorno alla collina Govardhana, anche oggi. They cook lakes of dal.
cucinano laghi di zucca, mountains of rice, montagne di riso, laghi di dal, che sarebbero piles and miles of chapati, montagne di chapati. I chapati sarebbero come le piedine, perché non è molto many, 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 many sweets. E molti, 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 molti dolci. And they would cook and cook all day and night. They were cooking. Cucinavano giorno e notte, giorno e notte. Krishna even gave the menu. E Krishna diede loro il menù. Rice dal, riso dal, puris, i puris che sono le frittelle, pakoras, le verdure. E tutto questo stasera non l'abbiamo fatto. Purtroppo. Il pakora, i cucciori, sono tante preparazioni. In large temples in India and also in other countries, in large big temples with big altars. Nei grandi templi in India. Sometimes they cook 1,108 preparations. A volte cucinano 1,108 preparazioni. Some temples they cook 108 preparations. In big temples they cook 1,108 preparations. Different preparations. Sì, e ogni preparazione è diversa dall'altra. I'll explain why. Adesso vi spiegherò perché. Because they were offering to Govardhan. Perché dovevano offrirle a Govardhan. When they prepared everything for the offering. E prepararono tutto per l'offerta. He's coming. There's still the seats available. Se c'è. And what did Krishna do? Che cosa ha fatto Krishna? Krishna expanded. He was a small cowherd boy. To all of their eyes, all of the people's eyes, he was a small cowherd boy. Per agli occhi di tutti lui era solo un piccolo pastorello. And he expanded onto the top of Govardhan. E lui, il suo corpo si espanse fino a raggiungere la cima della collina Govardhan. But he expanded into another form on top of Govardhan. Quindi c'era lui come pastorello e poi un'altra forma di lui che si espanse e raggiunse la cima della collina Govardhan, che era molto molto. Remember, God goes beyond all our logic and reason. Ricordatevi che Dio va al di là della nostra logica. There's no limit or limits to his. Non c'è limite per il suo potere infinito. So he expanded in the form of the whole hill of Govardhan, and then as a form on top of the hill of Govardhan, and he was still. Allora, lui si espanse nella forma della collina Govardhana, poi ancora una forma più grande di Krishna sulla collina Govardhana, però rimase sempre il suo piccolo pastorello. And then they offer all this food. You can't imagine. It's just like imagine this whole room. This would just be one small part of the offering. This immaginate questa stanza che era solo una piccola parte di una preparazione che avevano preparato. Completely full. Imagine. Up to their seat. Immaginate che era questa stanza era piena di riso. Riso, dal. Però una and then, and Govardhan began to eat everything. E Govardhan cominciò a mangiare tutto. It's described in other more esoteric scriptures. Ed è descritto in un'altra scrittura esoterica. That he expanded many many arms. Che lui si espanse con molte molte braccia. Do most of you like to eat? A voi piace imagine things pranzare. You like. Imagine your favorite preparations. Immaginate la vostra preparazione favorita. That your most loved, the person you love the most, cooked for you. Che la persona che amate di più ha cucinato per voi. Krishna likes to eat. A Krishna piace mangiare. He likes to eat the love of his devotees. Piace gustare, mangiare l'amore dei suoi devoti. The love with which they offer the food. E l'amore con cui offrono il cibo che hanno cucinato per lui. So this was mountains of the love of his devotees. E così queste erano montagne di amore per i suoi devoti. Da sui devoti. Montagne delle sue amore, l'amore di suoi devoti verso di lui.
And so he was grabbing with all of his arms and devouring all of his food. E così lui, con tutte queste braccia che aveva manifestato, prendeva questo cibo. Before the eyes of all of the devotees. E questo avveniva di fronte agli occhi di tutti i devoti che erano lì nei villaggi intorno. And he kept crying out one word. E lui cominciò a urlare a recitare una parola, Anior, Anior. Anior, Anior. You know what that means? Any Indian would know what that means? Qualche indiano sa cosa vuol dire? More, more. Datemi di più, datemi di più. I mean, more, more. And they were cooking. E loro continuavano a cucinare, a cucinare. And then one devotee, very intelligent, understood. E poi a un certo punto, perché avevano svuotato comunque tutte le loro case, yes, avevano cucinato. They cooked all of their store, all the food they had stored. Tutte le riserve che avevano in casa le avevano proprio cucinate tutte, non avevano più niente. Però Govardhana continuava a dire, Anior. And finally, one devotee who was very intelligent took one tulsi leaf. E un devoto che era molto intelligente prese una foglia di tulasi. And he put it on top of the offering. E la mise sopra all'offerta del cibo. And Govardhana said, okay. E Govardhana disse, ti tosti, adesso sono soddisfatto. So everybody is very happy, because we know when we offer the food to Krishna, Krishna is very kind, he gives it back. E tutti erano felici, perché noi quando offriamo il cibo a Krishna, lui lo accetta, però poi lo lascia anche per noi. This is a mystical process. È un processo mistico. He eats everything, but the food is all still there. Lui mangia tutto, però il cibo è ancora lì. Sometimes he eats it. A volte ci sono delle storie in cui proprio l'ha mangiato. It's a different story. Ma quelle sono storie diverse. So they were all very happy. It was a very joyous festival. Erano tutti felici, c'era un festival molto gioioso. So then Krishna instructed them. E così Krishna poi li istruì. Now we'll go on parikram around the hill of Govardhana. Adesso andremo in parikrama intorno alla collina di Govardhana, cioè gireremo intorno. Put all of the cows ahead in front. E metteremo le mucche avanti alla processione. Sì, alla processione. And they all very happily dancing and chanting and going walking around. E mentre appunto facevano il giro della collina Govardhana, lo facevano cantando, danzando. This is very much part of Vedic culture. It's called parikrama. Questa fa parte della cultura vedica, si chiama parikrama. Offer respect to a holy place, holy place. Di offrire, andare intorno ai luoghi santi è una forma di rispetto che si offre. Worship. È un'adorazione. And it's still going on today. E ancora oggi va avanti questa adorazione. If any of you, whenever you, some of you been to Vrindavan, but when you have the chance to go to Vrindavan, you can't go to Vrindavan without going to Govardhana and going to take parikram, walk around. Se ognuno di voi ha così l'opportunità di andare a Govardhana, non potete non andare a fare il parikrama della collina Govardhana, almeno per una volta. Srila Prabhupada's last desire before he left this planet. Ed era l'ultimo desiderio di Srila Prabhupada prima che lasciò questo pianeta. He asked to, he was staying in Vrindavan town, he wanted to go on. Lui stava nella città di Vrindavana e voleva andare in pellegrinaggio a Govardhana. So they and if you were there 2 days ago, there would be at least, I think, no less than 500,000 people walking around Govardhana. E se voi eravate lì 2 giorni fa, che c'era appunto la festa, proprio il vero giorno della collina Govardhana, al minimo c'erano 500,000 di persone che facevano il parikrama intorno alla collina. E please sit in front, otherwise you'll be sitting down and see. So they've concluded the ceremony, the sacrifice, the parikrama. E così conclusero la cerimonia, il rituale,
il parikrama dell'adorazione della collina Govardhana. Everyone was very happy except one person. Tutti erano felici eccetto una persona. Chi? Indra. Indra. When his men came back and told him that they didn't do your sacrifice, they didn't perform your sacrifice. Quando i suoi uomini, gli uomini di Indra, tornarono indietro e lo avvertirono che appunto il sacrificio per lui non era stato compiuto. And that they worshiped, they followed the orders of this little cowherd boy. Ma seguirono l'ordine di questo pastorello, di questo piccolo pastorello. Indra, as we know, as happens with people who are very proud and have a powerful position, if you someone challenges or neglects their power and position, they become very offended, very angry. E come Indra, quando senti questo, come tutte le persone, succede a tutte le persone che hanno potere, hanno posizioni elevate, si sentirono sfidati e si arrabbiò molto. He became so angry. Lui diventò così arrabbiato that he decided to destroy the residents of Vrindavan. Che decise di distruggere i residenti di Vrindavana. He commanded his all of it, because remember he's the lord of the rains. Ricordatevi che lui è il signore della pioggia e quindi chiamò. He called all of his most. It was beyond climate change. Way beyond climate change. Era al di là del cambiamento climatico. We're all so worried about nowadays. Come ci stiamo appunto preoccupando nei giorni di oggi. He could turn on a hurricane whenever he wanted. Lui poteva creare un uragano quando e come gli piaceva. And so he did that. E lo fece. He called the Samvartaka, the most powerful storms. E chiamò la nuvola Samvartaka, che era la nuvola più potente. And so after, I don't know exactly how many days, or one day after, or 2 days after. Non so. Non so se erano passati 1 o 2 giorni dopo che Indra cominciò a mandare questi uragani. So obviously all the residents of Vrindavan, they understood. Oops. E tutti gli abitanti di Vrindavana capirono. Oops, Indra si è arrabbiato. Indra si è arrabbiato. Imagine the sky became black. Immaginate che il cielo all'improvviso diventa scuro. Fierce winds, not just rain, columns of water. So the columns of water and blocks of ice that were just. Non era solo semplice pioggia, ma erano colonne di cascate di pioggia e blocchi di ghiaccio, grandine. E tutto di più. Terrificante. Now hurricanes are going on all everywhere now. E gli uragani adesso. Even in Italy, I've never heard of hurricanes. Adesso gli uragani vanno dappertutto, persino in Italia, che non abbiamo mai sentito parlare, cioè mai visto gli uragani, adesso cominciano anche qui. But the people I know have witnessed or been in a hurricane and said it's terrifying. E conosco delle persone che hanno testimoniato, erano lì quando c'era l'uragano, e hanno detto che è terribile. If you're in a house of wood, you're gone. Se tu sei in una casa di legno, è finito. Vai. Via col vento. So it was a very scary situation. It wasn't that it was a small. Una situazione spaventosa, non era una cosa da poco. And as I mentioned the other evening, these were all residents of Vrindavan. These were all great spiritualists, great devotees. I residenti di Vrindavan erano tutti grandi spiritualisti, grandi devoti. Generally, we say that a pure devotee, he doesn't ask anything from God. Generalmente si dice che i puri devoti non chiedono nulla a Dio. He only wants to serve. Vogliono semplicemente servirlo. Never ask even to be liberated. Non chiedono neanche di ottenere la liberazione. But in this case, in questo caso, Prabhupada explains, it's very interesting.
E Prabhupada spiega, in realtà è molto interessante quello che dice Prabhupada. Quando i devoti sono in una situazione pericolosa e non possono fare niente, because we're very small, perché noi siamo veramente molto piccoli, that it's natural that we call for help. È naturale che chiamiamo per che diamo aiuto. We call, it's a natural automatic thing when you're helpless. You call out for help. È naturale you're quando sei you're helpless and you're in danger. Completamente sei in pericolo e senza nessun aiuto, è naturale chiedere aiuto. So all the residents of Vrindavan, they knew that they're, but the special thing about the residents of Vrindavan, they their only shelter is Krishna. E così vedo una cosa speciale che hanno i residenti di Vrindavana, che come l'unico per loro l'unico rifugio è Krishna. So they all began to come around and call for help, E tutti si riunirono e cominciarono a chiamare aiuto a Krishna, si rivolsero a Krishna. Just like even any person, even an atheist, when he's in a situation that's way beyond, completely beyond his control, and there's risk of being killed. Anche un ateo quando è in una situazione che è al di fuori del suo controllo ed è pericolosa, anche lui in quel momento calls out for some help. Chiede aiuto. Sometimes they even call out to God. A volte si rivolgono anche a Dio. When they're really, really up against the wall. Quando veramente sono messi al muro. Because deep down we know that that's our only shelter. Perché all'interno del nostro cuore tutti sappiamo che Dio è il nostro unico rifugio. So they called out to Krishna. E così chiamarono Krishna gli abitanti di Vrindavana. Krishna was thinking, now Indra has exhibited all of his power. E Krishna pensò, adesso Krishna sta esibendo tutto il suo potere. Indra's exhibiting all his power. Ah, detto, non ho detto Indra. Indra sta mostrando tutto il suo potere. But I'll teach him a lesson. Ma adesso gli insegnerò una bella lezione. Gli darò una bella lezione. Who's actually the supreme controller? Chi è veramente il controllore supremo? I'll exhibit my power. Esibirò il mio potere. So it's explained. You may think you probably, at least half of you probably think, well, this is an Indian mythology. Probably a lot of the Indians they also. Probably at least half of you think this is an interesting mythological story. Forse qui la metà di voi pensano che questa è mitologia indiana. And probably many of the Indians they think it's mythology. Ma probabilmente anche gli indiani forse pensano che questa è mitologia indiana. You've been told that all your life that these are mythology. They always say that on in India, the tales, the mythology. Perché forse vi è stato detto tutta la vita che si sta rileggendo negli anni che appunto erano storie antiche, storie mitologiche. How many of you have always heard about these things as mythology? Quanti di voi hanno sentito queste storie come storie mitologiche? Passate la mano, raise your hand. So you can think it's mythology or not. Voi potete pensare che è mitologia o no? But actually it's, what is the problem for the supreme controller who creates universes to lift up a little mountain? Che problema è per Dio che è il creatore di tutto questo pianeta sollevare all universes. Di tutto l'universo sollevare una collina. How do you think the planets are staying up in the sky? Come potete pensare che i pianeti sono galleggiano nell'aria? Where's the power come from that da dove viene questo potere? Fall down into the ocean. Potrebbero cadere nell'oceano, da dove viene questo potere che li tiene tutti? All the planets are all being held in their exactly the right position. E tutti, ogni pianeta è esattamente nella sua giusta posizione. So if that power, the person who has the power to
hold up all of the planets in one tiny little universe, what to speak of all the planets in all the universe. E la stessa persona che riesce a sostenere tutti questi universi, che è perché tutti i pianeti che hanno tutti questi universi. What is the difficulty that we can lift up? Che difficoltà di sollevare una collina col dito mignolo della mano sinistra. As a fun pastime for his intimate. Così come un gioco divertente per i suoi amici intimi. That's why we study Bhagavad Gita before we read these pastimes. Per questa ragione noi studiamo prima la Bhagavad Gita. So we understand in detail what is the supreme power. Così possiamo capire nei dettagli qual è la sorgente del potere supremo. And if you read Bhagavad Gita very carefully, you'll understand who is Krishna and what are his potencies, unlimited potencies. E così se leggiamo attentamente la Bhagavad Gita possiamo capire chi è Krishna e la sua potenza suprema. So then you'll have no problem whatsoever to think that it's a problem. Così non avrai nessun problema ad accettare questo divertimento di questa collina che ha sollevato, perché viene a conoscenza di tutto il resto che fa, che è ancora più potente. So whatever you may think. Comunque qualsiasi cosa tu credi. But the interesting thing is that still 5,000 years later, still today. Ma la cosa interessante è che dopo 5,000 anni, ancora oggi. If you go there. Se tu vai lì. That hill is still there, still exists. La collina è ancora lì. È fotografata. See, that's a real photograph. Quella è la foto reale della collina, la parte della collina. Painting, but that's a real photo. Questo è un dipinto, ma questa è una foto reale di una piccola parte della. It's much smaller now than it was then, 5,000 years ago. Ed è adesso molto più piccola di come era 5,000 anni fa. It's a long story why it's smaller. È una storia molto lunga del perché si sta rimpicciolendo, sta diminuendo. Every year it becomes the dimension of one mustard seed shorter. E ogni anno diminuisce della dimensione di un piccolo seme di senape. No, è vero. Tutti i giorni. 5,000 mustard seeds is that much. No. Ogni giorno diminuisce come il granello di una. It was a mountain. It wasn't a hill. Now we call it hill, but it was a mountain. Sì, adesso la chiamiamo collina, ma in realtà era una montagna. It was a big mountain. Era una montagna molto grande. And so Krishna, he lifted Govardhana Hill. E così Krishna sollevò la collina Govardhana. And he did it just to make it even more interesting. He did with his left hand, which is usually weaker than the right. E lui lo fece apposta, che usò proprio la mano sinistra, che di solito la sinistra è più debole della destra. And he did with his small finger. Pinky, it's called in English. E non solo con la sinistra, ma anche con il mignolo, che è il dito più debole di tutte le altre dita. To make fun, even more fun of Indra. Per rendere ancora più ridicolo Indra. To explain in another shastra. È spiegato in un altro testo sacro. That Krishna was thinking, I'm just gonna destroy Indra. E Krishna pensava, adesso distruggo Indra, distruggerò Indra. But he's so insignificant, why bother? Ma poi pensava, ma è così insignificante, ma perché mi devo I want to protect my devotees. I want to protect my devotees. No, voglio proteggere i miei devoti. In fact, Krishna, he doesn't get involved with destroying Asuric or Tenebrata. Perché Krishna non si coinvolge nel distruggere gli ottenebrati. That's taken care of by other expansions. Lo fa fare ad altre sue espansioni. His only interest is his loving pastimes with his devotees. Lui è solo interessato ai passatempi d'amore con i suoi devoti. So he decided instead he lifted Govardhana Hill. Lui decise di sollevare la collina Govardhana. And so he lifted the hill up, and remember there was flooding going on all around. There was this incredible rains and flooding all around.
Ricordatevi che c'era un'inondazione, c'era questa incredibile pioggia ed era tutto inondato intorno. And on Thursday I said I would tell you. I said the scientific mind thinks, well, if I have a form like this and I lift it up and there's a space there and there's water all around, what happens? Una mente scientifica pensa, se io tiro su, sollevo la collina e c'è tutta l'acqua intorno, cosa succederà? What does water do? It fills up space. Che la cosa fa? Che l'acqua riempie lo spazio che so Krishna thought of that also. E Krishna pensò anche a quello. So he arranged, Krishna arranged that as he lifted the hill, all around the edge of the hill, all the rocks and earth fell from the edge of the hill. Made a boundary wall around the hill. Ma Krishna ha pensato anche a questo, mentre stava sollevando la collina Govardhana, caddero delle pietre dalla montagna e formarono un muro intorno, che così l'acqua non poteva, una specie di diga, una diga trascendentale. But then he called all the devotees, come underneath, you'll be safe, don't worry. E poi cominciò a chiamare tutti i devoti e disse, venite a prendere rifugio qui sotto, sarete protetti, non preoccupatevi. But as you can imagine, that you yourself. Se tu pensi, immagina se eri tu uno degli abitanti di Vrindavana. And this whole mountain was there. C'è questa montagna enorme sorretta dal mignolo di Krishna. You might be a little afraid to go. Magari all'inizio hai un pochino paura di entrare. Ma reggerà. But Krishna said, no, don't worry. Ma Krishna aveva capito, disse, no, venite dentro, non preoccupatevi. E loro comunque avevano piena fiducia e fede in Krishna. But still, because they weren't thinking of him as God. Ma siccome però non pensavano che lui, non lo vedevano come Dio, perché avevano una relazione più spontanea. But still, the cowherd men and women and their children and all the cows, they all rushed underneath it. E appunto tutti i pastori, i pastorelli, i bambini, le mucche, tutti. And the Srimad Bhagavatam, the Bhagavad Purana, Srimad Bhagavatam, there's it. It just explained like that, that they went under the hill and then after 7 days they came out. E nello Srimad Bhagavatam è spiegato semplicemente così, che entrarono, andarono sotto la montagna e poi dopo 7 giorni uscirono dalla montagna. But there are other books written by great devotees. Ma ci sono anche altri libri scritti da grandi devoti. Always in our line of. Sempre nella nostra linea discipica. They've explained more in detail. E spiegano più dettagli. One explanation is that it was like a room. It was like they went, it's explained that they went through a kind of like a hole and into a room and it was all covered with, it was all lined with jewels. That's why there was light. Jewels were lit up inside this. C'è appunto un libro ed è scritto che si formò come una stanza di muri che erano comunque dei gioielli, per questo c'era la luce, perché da questi gioielli emanava questa luce. Another explanation. Un'altra spiegazione che ci dice that there was a whole paradise underneath. Che c'era tutto un paradiso sotto la montagna. There was lakes, rivers, c'erano laghi, fields of grain. C'erano or fields of barley, campi di grano. Very beautiful, and it was lit up. Ed era bellissimo. So they all had a wonderful picnic at pastime. Immaginate che bellissimo picnic. It wasn't like you might think there's all this dirt above and there's all dirt and cold because it was raining outside. That wasn't like that. Non è che era che appunto erano sotto la collina, cadevano i pezzi di terra, c'era sotto il fango, tutti infreddoliti, impauriti, no, non era niente di tutto questo. If Krishna can lift the hill, what is the problem to create a whole? Se Krishna può sollevare la collina, qual è il problema per lui di creare tutto un paradiso? But the most exceptional, most special part of this was. Ma la cosa più speciale in tutto questo passatempo era. Because all of Krishna's devotees in Vrindavan. Perché tutti i devoti di Krishna Vrindavana. They all have different personal relations. Hanno una relazione personale con lui, ognuno ha la sua relazione personale con lui. Krishna in the night time he's with his mother and he goes to sleep in his house, he's taking his dinner and then going to sleep in the house with his mother and father. Di sera Krishna sta con i suoi genitori, cena, poi si fa il bagno, poi va a dormire.
in the night time he goes out, dances with the gopis. Poi nel pieno della notte di nascosto va fuori a fare con le gopi. And the cowherd boys, they don't see him during the night. E quindi i suoi amici pastorali non lo vedono durante la notte. And then during the daytime, però durante il giorno, he goes out to herd the cows with his friends. E lui va a pascolare le mucche con i suoi amici. So his mother, father, and the gopis there left at home, and they don't see him during the day. E suo padre e sua madre appunto sono rimasti a casa e quindi non lo vedono durante il giorno. But in this pastime, ma in questo passatempo, everyone was there with Krishna for 24 hours a day for 7 days straight. Tutti erano insieme con Krishna per 24 ore al giorno per 7 giorni. And they're all completely absorbed in being with Krishna and putting in Krishna. Ed erano completamente assorti nell'essere con Krishna e nel relazionare con Krishna. And there are many, yeah. And there are many descriptions of different things that were going on during that time. E ci sono molte descrizioni di ciò che facevano. The older cowherd men. E i vecchi pastori, cioè quelli più anziani, sono. They said, "Well, Krishna must be tired, and we'll take over from here." So they took their sticks and they went. E i pastori, quelli più adulti, pensavano Krishna sarà sicuramente stanco, adesso lo aiuteremo noi a sollevare la collina con i nostri bastoni. This is the special part of this loving relation of the residents of Vrindavan. E questa è la parte speciale della relazione d'amore di Krishna con Krishna. They want to take care of Krishna, they think Krishna is dependent on them. Vogliono prendersi cura di Krishna perché pensano che Krishna dipenda da loro. Se noi non ci prendiamo cura di Krishna e non gli diamo da mangiare, lui sarà in grande difficoltà. They have all just pure love for Krishna. E hanno questo puro amore per Krishna. And so, and then there was Krishna's friend named Batu or Madhu Mangala. E poi ci sono questi amici di Krishna che si chiamavano Madhu Mangala. Same person, different name. Batu okay. Sometimes called, sometimes Madhu Mangala. And he is a Brahmana. Lui è un Brahmana. He's very funny. È un po' buffo. He likes very much. If you think you like to eat, he really likes to eat. Se voi pensate che gli piace especially mangiare, likes, a lui piace veramente mangiare. But he's also always joking with Krishna about his brahminical tejas or power. E lui sempre gioca con Krishna riguardo alla sua posizione brahminica, il suo potere brahminico. And he told everyone, e lui dice sempre a tutti. So actually it's I'm holding up the hill by my Brahma tejas, my brahminical power and my mantras. Actually it's me, I'm holding. E così lui, Madhu Mangala, dice a tutti gli altri pastorelli, in realtà sono io che sostengo la collina Govardhana con mio potere da Brahmana. Non è Krishna, ma io sto facendo tutti dei mantra così mentali che questi sostengono la collina Govardhana. And when the cowherd men, they help to see they're holding up their sticks. Vedete che stanno tenendo col bastone, credono di sostenere, di aiutare a sostenere la collina Govardhana. When they started to do like that all together. E quando cominciarono a fare così con i bastoni tutti insieme. Krishna said, okay. Krishna dice, ah, siete sicuri? Beh, allora adesso tolgo il mignolo e vedi che la collina e la montagna comincia a muoversi, i bastoni cominciano. Immaginate, no, la scena, tutti cominciano a urlare. Okay. Dice, ok, dai, allora riprende a sostenere la collina con il mignolo. And so many Krishna was. Krishna has this special power that you can imagine. There's hundreds of people all gathered around Krishna. Immaginate che ci sono migliaia di persone tutte intorno a Krishna. But each single devotee, even in the cows. Ma ogni singolo devoto, anche la mucca. Felt that Krishna is looking at me. Krishna sta guardando solo me. And he's relating with me. E sta relazionando con me. Anyone who ever saw Srila Prabhupada. E chiunque abbia visto Srila Prabhupada had the same sensation. Aveva la stessa sensazione. You can ask
any disciple of Prabhupada who had personal contact with Srila Prabhupada. Potete chiedere a qualche ai discepoli che ebbero un contatto personale con Srila Prabhupada. I mean, there were many hundreds of devotees all around. E che c'erano appunto, era, anche lui era circondato sempre da centinaia di devoti intorno a lui. But he spoke to me. He was looking at me. E ognuno può dire, lui mi ha guardato, lui ha parlato con me, mi conosceva, aveva una relazione personale con me. And that's the nature of Krishna, that he's able, he has a personal loving relation with every single living entity. E così anche Krishna ha una relazione personale con ognuno di noi, con ogni singolo devoto. So every single devotee of Vrindavan and all the cows, they were all completely satisfied and happy. E così ogni singolo devoto a Vrindavan era completamente soddisfatto e felice. Because they felt they were I'm with Krishna day and night. E, perché erano felici e pensavano so, perché sono qui con Krishna giorno e notte. They didn't feel hungry, they didn't feel thirsty, they didn't feel tired. E non si sentivano né affamati né assetati e neanche stanchi. Not like you. Non come noi. Some are tired, some are hungry. Qualcuno è stanco, qualcuno ha fame. It's a little stuffy this room, maybe you could open the window open. It's a bit open. There's a lot of many people coming. And so, but Indra kept going. I mean, 7 days and seven nights. He didn't let up after 1 day or 2 days. E Krishna, Indra continuò a andare avanti con i tornari, con le cicloni, con tutto. Per 7 giorni e 7 notti, non è che si era fermato. Indra's special personal weapon are the thunderbolts. La speciale arma di Indra è il fulmine. He was throwing his own thunderbolts on top of Govardhan Hill. E lui lanciava il suo personale fulmine che era molto potente sulla collina Govardhana. And it's explained that on the hill of Govardhan, I mean, there was a hurricane going on top of the hill. Ed è spiegato che c'era un uragano che andava avanti sopra proprio sopra and la collina Govardhana. There were still trees on the hill, grass. C'erano appunto l'erba e gli alberi sopra la collina. And it's explained that not one blade of grass even moved. Ed è spiegato che nonostante queste piogge torrenziali, neanche un filo d'erba. None of the animals felt even disturbed. No, neanche un animale è rimasto scosso. So everyone underneath and everyone on top of the hill, they're all completely protected from Indra's. Così sia coloro che erano sotto la collina Govardhana o coloro che erano sopra, come appunto gli alberi, l'erba e gli animali, erano tutti completamente protetti. And so after 7 days, he was a little stubborn. It took him 7 days and nights. Indra era un po' testone, ci ha messo 7 giorni e 7 notti per capire che maybe forse. His men would come back and said, you know, we're giving our all, but nothing's happened. E se gli uomini di Indra tornavano indietro e dicevano, guarda che non sta succedendo nulla, qua stiamo buttando giù di tutto ma niente si muove. Sambartaka cloud was a cloud that destroys the whole universe at the time of dissolution. La nuvola Sambartaka è proprio la nuvola che è incaricata per la distruzione e per inondare tutto l'universo quando sarà il suo tempo. And it couldn't budge, even touch one blade of grass on the e non riuscì neanche a toccare un filo d'erba. And then finally, Indra, he went, oh. e finalmente dopo 7 giorni Indra ha detto, oh Dio mio, ho fatto un grande errore. I made a big offense. Ho fatto una grande offesa. And so, after 7 days, the clouds they all dispersed. E dopo 7 giorni tutte le nuvole si dispersero. And there was sun. You can imagine the birds chirping in the sun. You know, after when there's a big rainstorm and then it blows away and then the sun comes up and that kind of scene.
dopo una grande tempesta, no, immaginate che torna il sereno, il sole, e gli uccellini cominciano a cinguettare, tutto ritorna bello, asciutto, sereno. And Krishna said, okay, now you can all go out. E Krishna disse a tutti, ok, adesso potete tutti tornare alle vostre case. Just describe it. You remember there were 900,000 cows. Ricordate che c'erano... Nanda Maharaj had 900,000 cows. 900,000 mucche. And they began to go out from under the hill. Cominciarono a uscire fuori dalla, da sotto la collina. They were a little afraid still. They didn't know what. Avevano ancora un po' timore, non sapevano bene se. Explained that they ran out and then they ran back in. È spiegato che uscirono e poi ricorsero dentro. And finally they gained confidence. Poi presero un po' di sicurezza e. Coast is clear. E così uscirono. Then they all started running, all the cows, all the cominciarono a correre fuori, ritornare a pascolare. And amazingly enough, all their houses, everything was intact. E la cosa sorprendente è che tutto era intatto, tutte le case, tutto quello, gli alberi, era tutto come prima. But they were worried about Krishna. Krishna was still underneath there. Erano preoccupati di Krishna che era ancora lì, so che teneva la collina. Just like a piece of cotton or a flower, Krishna just. And Krishna explained to them, actually, I'm not. It's no big thing. It's like a piece of cotton. E per Krishna lo spiega che per lui aver sollevato la collina era come sollevare un fiore, un pezzo di un fiocco di cotone. So Krishna he. And he put it down exactly the same place. E così Krishna fece così, sollevò la collina e poi la rimise a posto esattamente nello stesso punto dove era prima. And then? E poi? Indra, he came running down. E Indra venne giù dai suoi pianeti celesti. He came down with two associates. E lui venne con due associati, non andò solo davanti a Krishna. So they wanna know who the two... Chissà chi erano questi due associati, che era giovedì, lo sapevo. Nobody was here on Thursday, anyone who wasn't there. Chi non era qui giovedì lo può dire, chi erano questi due associati che accompagnarono Krishna. See if you read the Krishna. Se avete letto il libro di Krishna con attenzione, vedete, sono dimenticato. One was his elephant carrier called Airavata. Uno era il suo elefante che lo trasportava, che si chiama Airavata. And the other was a Surabhika. E l'altro era la mucca Surabhi. And as my wife explained to me. E io gli ho spiegato l'altro giorno. That he came with the Surabhika because Krishna. Cows are very dear to Krishna. E lui si era portato la mucca Surabhi perché appunto le mucche sono molto care a Krishna. Maybe Krishna won't be so angry. Ha messo avanti la mucca così. Krishna sicuramente sarà arrabbiato con me. And he knew that Krishna would. E lui sapeva che Krishna era arrabbiato. So Indra he offered very nice prayers. E così Indra offrì delle meravigliose preghiere. And offered and asked forgiveness. E chiese perdono, era con Vidakunda, no? And this place, yeah, but then that's what expect. Special place. And so he offered prayers and begged forgiveness to Krishna. E così offrì delle preghiere e chiese perdono a Krishna. And Krishna chastised him a little bit. E Krishna lo sgridò un po'. Said, don't become proud. You go on with your service, with your position as the king of heaven, but don't forget who your master is. Non essere orgoglioso. Tu vai avanti col tuo servizio nella gestione dei pianeti celesti. Don't think you're the all. Però non pensare che sei tu il fine ultimo, ma che sono io a darti il potere. Said I couldn't. I couldn't understand that. I just thought it was just a cowherd boy. E Indra dice, ma io
How could this little cowherd boy? Sì, che Indra dice, ma io non potevo immaginare che tu, così un piccolo pastorello, potessi essere Dio. Now I understand. Ma adesso ho capito. And so, so he began. They began to offer an abhishek. Abhishek means a bath, a ceremonial bath of Krishna. E così cominciarono a offrire l'abhisheka, che è la cerimonia del bagno. For water from a rabbit to the elephant's trunk and the milk from the sort of cow. Bello. E così l'elefante succhiava l'acqua e poi bagnava Krishna. E la mucca Surabi col suo latte faceva il bagno a Krishna. And this formed a lake. E così formarono questo lago. It's still there today. Che è ancora oggi è lì. Called Govinda Kunya. Che si chiama Govinda Kunya. And at that time they gave Krishna the name Govinda. E proprio in quel momento diedero il nome a Krishna Govinda. And some of you, all of you fellows from India, you're all from Andhra Pradesh. E voi che siete dell'India, che venite dall'Andhra Pradesh. And you must know Tirupati. E se conoscerete Tirupati. And there when you go to Tirupati. E così quando andrete a Tirupati. Everyone is chanting Govinda, Govinda, Govinda. Tutti quelli che vanno a Tirupati cantano Govinda, Govinda, Govinda. And I was on the bus going up in the mountain. And all the people on the bus were e mi ricordo quando ero sull'autobus che mi portava sulla cima di questa montagna, non la collina Govardhana, un'altra montagna del sud dell'India, dove c'era il tempio di Balaji e tutti cantavano Govinda, Govinda, Govinda. And so the ceremony was completed. Così la cerimonia era stata completata. And in this case Krishna was kind to Indra. He spoke with them and gave some instructions. E in questo caso appunto Krishna fu molto gentile con Indra, lo sgridò e poi gli diede delle istruzioni. And now you can go back to your... E poi gli disse adesso torna nei pianeti celesti. Whereas with, because Krishna's he doesn't have to follow any rules. Perché Krishna non deve seguire nessuna regola. He can react however he feels. Lui può agire come preferisce. With Brahma, e con Brahma, who is in even higher position, che è in una posizione ancora più alta di quella di Indra, che è il creatore, l'ingegnere dell'universo. He did something similar. Lui fece un altro passatempo con Krishna. Simile a questo, un po' diverso, ma simile. Sì, aveva cercato di sfidare Krishna. He stole his friends and cows. Lui rubò tutti i pastorelli e le mucche di Krishna. But then when he realized, and then he made a long story, but then he came also to offer prayers to Krishna. È una lunga storia che troverete sempre sul libro di Krishna. E se volete sapere i dettagli, e anche lui poi si rese conto dell'errore e anzi appunto andò a chiedere scusa a Krishna. Krishna expected more from Sivas in a higher position. Ma Krishna si aspettava di più da lui perché lui era in una posizione ancora più elevata. Anche se lui offrì queste meravigliose preghiere, Krishna non gli rispose neanche. Krishna went like that. How you can go without saying this? E Krishna dopo che lui finì di offrire le sue preghiere gli fece un segno con la mano così. E dice ok puoi andare, ma non pronuncia nessuna parola. Because he disturbed his pastime with his friends. Perché lui Balaram, sì, Brahma aveva dato fastidio, ha disturbato i passatempi, i giochi di Krishna con i suoi pastorelli. So, on this day, questo giorno, we can meditate on this pastime of Krishna protecting his devotees. Possiamo meditare in questo passatempo che Krishna protegge i suoi devoti. And even under the greatest duress and difficulty. Anche nelle più grandi difficoltà e sofferenza erano stati
attaccati da questi uragani, non possiamo immaginare niente di peggio di quello che era successo a loro. We should take shelter in Krishna. Noi dobbiamo prendere sempre rifugio in Krishna. Not in any other, there's no other real shelter. Non c'è nessun altro vero rifugio. Krishna can give us. Krishna is the only one who can give us complete shelter. Krishna è l'unico che ci può dare completo rifugio. To understand, we should meditate like that. How to take shelter of Krishna. E in questi giorni dobbiamo meditare su come prendere rifugio in Krishna. Because we're all under great we may be having a momentary pause, but we're all under attack from material energy. E noi potremmo anche avere un momento di pausa, ma siamo sempre attaccati dall'energia materiale. Old age, disease. La vecchiaia, la malattia. Death. La morte. Climate change. I cambiamenti climatici. I just have contact with an old friend of mine from school. Ho un contatto con dei miei amici di scuola, di quando andavo a scuola. One friend. Uno solo. Okay. He's a good friend. Un buon amico. And I just saw in the news yesterday. E avevo visto proprio qualche giorno fa le notizie. That some crazy man in his town where he lives, and crazy man went into the place and shot 12 people, killed 12 people. E proprio nel paese dove lui vive, un pazzo entrò. Since that, he practically his father built that town. He owns the whole town. In a bar. In un bar, è entrato in un bar e ha sparato 12-13 persone. Killed. E le ha uccise proprio, le ha uccise. So when I saw the name of the town. Perché lui, suo padre è il proprietario di quella di also he owns half the town. Quella città. So I wrote him right away. So he wrote back after a day or so and said, it was an unimaginable. He said the whole city is completely. Ah, ti ha risposto allora. Okay, I wrote back. E perché poi mio marito quando ha visto appunto ha visto che era successo in questa città gli ha scritto un messaggio, lui dopo qualche giorno gli ha risposto, ha detto non puoi neanche immaginare cosa è successo. Everybody's completely sconvolti. Tutti sconvolti da. But then he told me, he said, if that wasn't enough, se non bastava quello. Ah, fa come se non bastasse. Now there's a big fire, a forest fire like they have all over. Adesso c'è un grande incendio che sta arrivando verso questo. That same town. Ah, che sta incendiando questa città. Se non bastava quello. Cioè, oltre all'attentato c'è anche l'incendio. He had to evacuate his house and go sleep in the car. Dovuto evacuare e andare via tutti. In that same fire. It just destroyed part of another city where all very rich and famous people live, called Malibu Beach. His mother had a house there. In un'altra città vicino, una città di vicino dove c'era sua madre, è stata completamente rasa al suolo dalle fiamme. Number of houses in Malibu they were burned to the ground. In questa Malibu Beach molte case sono state ridotte in cenere. His mother had a I went to visit him one time. His mother's house had a house that in that town. Era andato a trovarlo una volta e proprio la madre aveva la casa in questa città. So you may be very wealthy, but that doesn't mean that you're not going to get disasters or what will happen. Uno può essere molto ricco, avere tutto bello, ma arriverà. Cioè anche le persone ricche arrivano le disgrazie, insomma. So we all have to take shelter. E così tutti, compresi i ricchi, devono prendere rifugio in Krishna. So does anyone have a question? Qualcuno ha qualche domanda veloce? Joanna? No? I think we pretty much everything, everyone's tired. And unfortunately, we cooked a very large feast. I cooked more preparations than I was supposed to. Ho cucinato più preparazioni di quello che avrei dovuto. Non so, niente di nuovo.
There's alarm. There's. It's okay. I think we made five. Or five, four, maybe 10 for British. La reazione. C'è una grande sorpresa, beh, tutti gli anni ormai, comunque sempre una sorpresa. So if there are no questions, we'll and remember this is part of Damodar month. E questo ricordatevi sempre che siamo ancora nel mese di Damodara, so we'll fino al 22 novembre. E we'll chant the Damodar prayers and then we'll have kirtan. Canteremo il canto di Damodara, offriremo la candelina una alla volta e poi avremo il kirtan. Please all of you come up and offer a candle. Velocemente tutti venite a offrire la candelina. Non esitate. This month any service done in this month is worth 1,000 times more than service. Perché oggi, visto che abbiamo cucinato tanto, ci sono anche tante montagne di pentole da lavare e quindi è un'occasione unica e rara di fare servizio durante il mese di Kartik nel giorno della Purnima. Also those who don't speak Italian, you're welcome to do a mountain of service tomorrow, because with so many preparations there will be a mountain of pots to wash after the festival. Ah, lui mi sta traducendo. Te l'ho già detto questo. And any other announcement? Remember there's a sì. Cooking next on the 26th of November. They begin another course of the cooking course. Il 26 novembre ci sarà un altro ciclo di corso di cucina.